Continuano gli appuntamenti del progetto Sì Saggio Guida Sicuro. A volerlo e portarlo avanti sono Regione Campania, ANCI e l'Associazione Meridiani. In vista della tappa finale, la carovana ha incontrato gli studenti di Rocca Piemonte. La sicurezza per l'estate ci sta costando tante vite umane. Anche questo liceo ha pagato lo scotto della mancata sicurezza. Io quello che vi posso sentire di dire ai giovani, perché è giusto che per questo si parta dalle scuole, perché sono convinto che quando si vuole realmente affrontare un problema si deve partire dal basso, cioè dalle scuole, che prestino attenzione e abbiano responsabilità alla guida, perché purtroppo, come si sa, la causa principale di morte per i giovani sono gli incidenti stradali, che per il 90% e forse più dipendono da velocità, disattenzione, quindi cellulare, non è il caso proprio di usarlo durante la guida, uso di alcol o di droghe, di stupefacenti, qualessi sia. E credo che ovviamente l'alta velocità, che molto spesso è legata poi a questi fattori, e credo che bisogna partire da questi incontri, riprendere a fare un'educazione veramente seria sul comportamento, ma c'è bisogno della collaborazione dei giovani e anche ovviamente delle famiglie, che inculchino ai figli e i figli recepiscano che c'è bisogno di tanta attenzione, di tanta sensibilità e di tanta responsabilità. Con il concorso di idee cerchiamo appunto di coinvolgere i giovani che formiamo con un loro contributo che mette in moto anche la loro fantasia in un contributo che deve essere realizzato su una forma che loro decideranno, che può essere anche un testo musicale, una poesia, un disegno, un segnale stradale, qualsiasi cosa che possa contribuire alla campagna sulla sicurezza stradale. E naturalmente verranno valutati successivamente da una giuria composta da tecnici, giornalisti, e certamente ci saranno dei premi che verranno assegnati. Verranno assegnati il 17 maggio in occasione della realizzazione del villaggio della sicurezza stradale, che verrà realizzato all'interno della mostra d'oltremare di Napoli. Siamo alla fine di questo periodo di primo anno di sperimentazione, abbiamo avuto sicuramente ottimi riscontri dalle partecipazioni di migliaia di ragazzi, coinvolgimento dei dirigenti scolastici, delle forze di polizia e dei vigili urbani, di tutti quelli che possono fare questo programma di formazione. È un'emergenza da affrontare in questa maniera pura, insomma, e noi proseguiremo su questo progetto per cercare di salvare vite umane e soprattutto di mettere i ragazzi nella condizione di maggiore attenzione e saggezza nella guida, che è una cosa che dobbiamo fare assolutamente, perché le statistiche del nostro paese sono ancora purtroppo negative, ci vedono ultimo paese in Europa con circa 3.000 morti all'anno e quasi 8 al giorno, e dobbiamo assolutamente migliorarla questa statistica.